Lunedì per Berceto sarà una giornata eccezionale, sottolineata dalla presenza della fanfara dei carabinieri. Mi risulta che sia molto difficile averla in un paese piccolo come Berceto, ma ci siamo riusciti e ci siamo riusciti per un'occasione molto 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 significativa. Verrà accesa una fiammella perenne davanti al monumento ai caduti della Grande Guerra. Verrà accesa da Tommaso Moroni Zucchi, il figlio di Luca Moroni, che era un mio amico e che aveva avuto sempre espresso il desiderio di poter realizzare questa opera. È stata realizzata dalle persone che vogliono bene a Luca e abbiamo piacere di onorare i nostri caduti e di sottolineare l'importanza di questa iniziativa nel centenario della fine della prima guerra mondiale 1915-1918, anche con il concerto della fanfara dei carabinieri, che si ritroverà davanti al Duomo alle 16:30, farà un giro per le strade del paese. Alle 17 ci sarà in Duomo una santa messa di suffragio per Luca Moroni, celebrata dal vescovo emerito di Fidenza, Monsignor Carlo Mazza. Subito dopo, alle 18, verranno poste le corone di fiori alla lapide dei caduti da parte del gruppo Alpini e dell'amministrazione comunale, e quindi Tommaso Zucchi Moroni accenderà la fiammella che rimarrà perenne davanti alla lapide dei nostri caduti. Questa iniziativa è nata per volontà di Luca Moroni, che volevamo insieme emulare New York, dove una grande fiamma perenne onora i caduti americani.